grande successo all'Argorita Levi di Montalcini a Roccella Ionica, organizzato dai Caffè Artistico Letterario 2022. Un suggestivo pomeriggio tra la lettura, il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, un'antica ossessione Pasolini e l'Orestea. Sì, l'incontro di questa sera vuole un po', in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, riprendere un po' il tema del rapporto di Pasolini con il mondo greco e con il mondo antico, e lo farà attraverso l'esame di un rapporto particolare con un'opera del teatro antico che è l'Orestea di Eschilo, che Pasolini lesse, tradusse e che fu fonte di ispirazione per molte sue creazioni originali. Il rapporto di Pasolini col mondo greco è un rapporto molto famoso, molto studiato. Tutti ricordano il Pasolini regista dell'Edipo Re, della Medea, con Maria Callas nel ruolo di protagonista. Questo rapporto con l'Orestea e forse questa lettura di questo testo e l'importanza di questo testo nella produzione di Pasolini è sicuramente un argomento un po' meno noto, nonostante lui fosse estremamente affascinato da quest'opera, e lo spiega egli stesso proprio per la carica di allusività politica che lui rintracciava in questa trilogia, che è un monumento, ecco, del teatro antico, ma della letteratura di tutti i tempi.